Ginevra, noi del movimento abbiamo avuto modo di apprezzare il lavoro che hai fatto per il territorio, te lo devo dire onestamente, nel tuo anno di assessore te l'abbiamo già confermato, quindi vorrei sapere però se la giunta attuale avrà il coraggio di portare avanti le tue battaglie, quelle che facevi per il territorio, e poi se ci potevi spiegare cosa stavi facendo per l'acqua, per la ripubblicizzazione dell'acqua. Allora, la domanda sulla giunta non sono in grado di dare una risposta, insomma vediamo, speriamo di sì, alcune cose spero che vengano conservate come il tavolo, una previsione, come il tavolo permanente sulle fognature, perché prima la Rosanna giustamente diceva che abbiamo molti territori sprovvisti dei servizi idrici integrati. Devo dire che Pistoia nel panorama di tutti i comuni serviti a Publiacqua acqua è quello messo peggio, tant'è che noi siamo osservati direttamente dalla comunità europea per il problema fogne, cioè non abbiamo un sistema fognario efficiente, i depuratori non sono in grado di depurare la quantità di liquidi che gli arrivano, e quindi è stato istituito nel periodo in cui ero appunto assessore questo tavolo permanente per risolvere velocemente il problema fognature. Se la giunta continuerà a farlo non lo so, dipenderà anche da quanto noi cittadini riusciamo a pretendere che vengano rispettate le leggi, quelle poche che ci sono a tutela dell'ambiente in Italia, e le direttive europee. Chiaramente per quello quanto abbiamo detto prima, cioè la politica in questo momento, perlomeno la politica espressione del passato, ha una diciamo contiguità molto forte col sistema produttivo, e quindi quando deve imporre le regole non ha l'autorevolezza per farlo. Per quanto riguarda l'acqua, per la ripubblicizzazione io ho partecipato alla votazione, diciamo sono stata promotrice del documento che poi è stato inviato dal sindaco Bertinelli a tutti i comuni sulla bocciatura del metodo tariffario, cioè la nuova tariffa che da settembre, da ora, tutti pagheremo senza accorgerci che è una nuova tariffa, perché in base a una delibera dell'autorità idrica toscana la nuova tariffa prevede tre cose interessanti. Una è il vincolo del ricavo garantito, cioè i comuni si impegnano a dare alle aziende sempre lo stesso ammontare di denaro indipendentemente dai consumi che i cittadini fanno, quindi che noi consumiamo meno acqua non significa che nelle tasche di Publiacqua entrano meno soldi. Questa è la cosa interessante. L'altro punto è che Light dice dovete voi comuni adottare questa tariffa, perché questa tariffa recepisce gli esiti referendari, in quanto nella tariffa non è presente la voce interessi, o quantomeno gli interessi che la nuova voce riconosce al gestore sono più bassi del 7%, e in effetti sono il 6,6, quelli che si chiamano interessi. Però siccome noi abbiamo il vincolo dei ricavi garantiti, chiaramente non possiamo dire all'azienda ti togliamo dei soldi perché abbiamo abbattuto gli interessi, gli abbiamo detto col vincolo dei ricavi garantiti che gli davamo sempre la stessa cifra. Allora cosa succede in questa tariffa? Che compaiono delle nuove voci di costo, che sono per esempio il FONI, uno lo va a considerare, è esattamente l'ammontare del 7% di interessi che noi davamo quest'anno all'azienda, cioè in particolare Publiacqua prendeva dalle nostre tariffe un ammontare complessivo pari a 24 milioni di euro di interesse l'anno. Col nuovo metodo tariffario Publiacqua prende 24 milioni l'anno di FONI, fondo per i nuovi investimenti. L'altra cosa interessante è che la nuova tariffa abbassa la quota di ammortamento per il pagamento, la reintegrazione degli investimenti che fa il gestore. Detto così sembra molto difficile, ma l'ammortamento corrisponde a qualcosa che è molto simile alla rata di un mutuo, cioè noi quando andiamo in banca e prendiamo in prestito dei soldi, noi restituiamo il capitale che ci è stato anticipato attraverso delle rate di mutuo. In genere si fanno dei mutui decennali, quindicennali, ventennali.
Bene, fino ad ora Publiacqua, questa rata, la prendeva su 10 anni, diceva: voi cittadini di Pistoia, ho fatto il depuratore, in 10 anni me lo dovete ripagare. Bene, noi lo pagavamo. Questo nuovo metodo tariffario dice: gli investimenti devono essere pagati non più in 10 anni, ma in 20, 30 o 50. Interessante, perché quando uno rinegozia il mutuo e lo allunga, la rata si abbassa. Col nuovo metodo tariffario invece, siccome abbiamo sempre detto che abbiamo un vincolo di ricavo garantito, cioè all'azienda dobbiamo dargli quello che prendeva prima, se no poveracci ci restano male, allora cosa facciamo? È vero che allunghiamo l'ammortamento, però manteniamo la rata del mutuo uguale. Cioè sarebbe come se voi, in maniera completamente folle, andaste dalla vostra banca e diceste: io voglio rinegoziare il mutuo, ma voglio pagare tutti i mesi la stessa cifra. Questo significa che voi rendete alla banca 5 volte quello che avete preso. Mi sembra abbastanza folle. Allora, questo metodo tariffario c'ha ancora un'altra implicazione, che proprio a causa di questo allungamento dei tempi di ammortamento, se noi avessimo ripubblicizzato l'acqua con la vecchia tariffa, con la tariffa che avevamo fino a giugno, in Toscana, Publiacqua, in tutta la Toscana, la regione doveva pagare 380 milioni di euro per riscattare la quota residua del capitale dei privati presenti nelle aziende. Con questo sistema della nuova tariffa, se la regione vuol fare la stessa operazione, invece di 380 milioni di euro dovrà pagare 1,3 milioni, 1,5 milioni. Allora mi dovete spiegare com'è possibile far passare una tariffa come questa come una tariffa che recepisce gli esiti referendari. Questo è di nuovo veramente interessante, perché è la sintesi di come in questo paese chi ci governa in modo tale che da rendere impossibile la comprensione di quello che fa, perché io sfido chiunque a guardare le 40 pagine che descrivono il metodo tariffario, ci vuole un econometrico che ce la spieghi, cioè è difficilissimo. I sindaci votavano senza capire cosa votavano, tant'è che quando è stato spiegato dentro il nostro lato 3 come funzionava la tariffa è stata bocciata a larga maggioranza, con il solo voto favorevole, mi preme dirlo, di Renzi, Firenze, e Borgo San Lorenzo. Quindi cosa significa questo? Che la politica tende a rendere opachi i sistemi con cui decide, le decisioni, le scelte, in modo tale che noi non ci rendiamo conto di quello che ci sta succedendo intorno. E questo credo sia un problema che rende veramente impossibile qualsiasi attenzione al futuro, perché noi diventiamo inconsapevoli di quello che stanno facendo per noi e soprattutto per il nostro futuro. Grazie Ginevra, veramente tanto.